Buonasera amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento settimanale del martedì con A Tempo di Atletica, sedicesima puntata stagionale. In questa prima parte del programma abbiamo con noi gli amici dell'Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca. Allora, non so se è la prima volta, io lui lo conosco ormai da parecchi anni, abbiamo diciamo vissuto insieme i fasti delle finali oro della Virtus. Fausto Ardenghi, buonasera Fausto, buonasera, grazie. È ciao. La prima volta che viene a Tempo di Atletica? Sì, a Tempo di Atletica sì. Come mai sì. Solo stasera la prima volta? Ma perché... Vuoi tirare le orecchie a Matteo Martinelli, no? Sì, perché fondamentalmente io sono abituato a lavorare dietro le quinte, non sono... Beh, però adesso non so fino a che punto potrai più lavorare dietro le quinte, perché stasera devo presentarti come, insomma, colui che affianca Matteo Martinelli nella conduzione tecnica della, sì, della Virtus, giusto? Lo sto facendo da tantissimi anni, finora ero riuscito a rimanere dietro le quinte. ora non puoi più rimanere dietro. Beh, in realtà forse già ricoprivi questo ruolo, anzi sicuramente ricoprivi questo ruolo, adesso Matteo Martinelli ti ha fatto venire allo scoperto. Va bene, esatto. Parleremo con te di tante cose e poi è tornato a trovarci, invece lui è già stato nostro ospite. Beh, posso dirlo Fausto, uno degli atleti di punta della Virtus Lucca, senza un Fabio dubbio. Pirotti, buonasera Fabio. Buonasera, e grazie di essere con noi. Fabio, sì, che fa l'atleta ma fa anche lo studente, perché questa sera prima di arrivare qui in studio lui è arrivato con un po' d'anticipo, sì, no? Ha detto tanto ora aspettiamo Fausto, e che ha fatto in questa mezz'ora che aspetta? Si è messo lì a studiare. Fabio, tocca anche la sera, anche la sera sì. si studia, si allena, poi si studia ancora, perché abbiamo scoperto poi, negli anni che l'atletica aiuta lo studio. Noi abbiamo gli atleti più forti, è vero, con i voti più alti. È vero. Non lo dico a battuta, veramente. Noi è vero, di persone dove gli atleti più forti sono tutti laureati con voti atletica, alti. Atletica mi sembra che nel basket un po'. Sì, probabilmente è la mentalità che unisce, forse le persone crescono molto anche a livello di teste, sono molto più responsabilizzati. L'atletico, ora lui è troppo giovane, tu te lo ricordi, no? Che soprattutto per l'epoca, il grandissimo Pietro Mennea, che fu uno che pure... si è inalberato, fa vedere come, cioè, lui, Pietro Mennea... conosce tutto dell'atletica, nonostante sia giovane, è un grande appassionato di risultati. Sì, sì. Quindi, mi sono insomma, permesso Mennea, di dire Mennea, di Pietro Mennea, ma sai tutto di Pietro Mennea. Sì, sì, certo. È un'icona. Credo che per tutti quelli che cominciano a fare l'atletica, no, Fabio, possa essere un punto di riferimento. Sì, penso che sia stato il più grande esempio di atleta che abbiamo avuto, nel senso. Sì, anche perché Fabio non è che madre natura lo avesse dotato, cioè uno nasce Carl Lewis e dice vabbè. Usain Bolt, dice. Usain Bolt e vabbè. Uno nasce Pietro Mennea e lì veramente, cioè uno ci sputa sangue, ci... Sì. Il lavoro. Sì, che è quello che... Vabbè, come andiamo Fabio? No, andiamo bene, andiamo bene. Ce la fai a studiare, all'allenarti? Sì. Anzi... meglio del previsto, guarda. Senti, il 2017 è stata una stagione, è stata un'annata importante per sì, te, è stata un'annata importante, è stata un'annata molto buona e siamo migliorati tanto, con il mio allenatore abbiamo lavorato bene e siamo migliorati su tutte le discipline della velocità, perché ho fatto il personale in tutte le gare. Quindi dai 100 ai... Da 60 ai 4. Da 60 ai 400 ti sei migliorato. Diciamo che il miglioramento più tangibile mi pare è stato su quella che al momento è un po' la tua distanza, sui 200. Sui 200 sicuramente, mezzo secondo di personale, quindi da 21,94 a 21,45 è un bel salto. Fausto, mezzo secondo è un'enormità. Poi non è che, oltretutto, viene già da qualche anno che fa atletica e quindi non è proprio l'ultimo velocista, quindi ha migliorato già dei tempi importanti. Quindi, è stato un bel miglioramento. Un bel miglioramento, un bel lavoro, quindi complimenti a lui e al suo tecnico, un bel percorso. No, tecnico lo vogliamo ricordare, perché sennò qui continuiamo a parlare di tecnica, è vero nella Virtus ce ne sono tanti, parecchi, però chi è il tuo tecnico? Francesco Niccoli. Cioè allena anche te? Sì, allena tutti Francesco. No, come tutti. Ma quanti ne allena Francesco? No, siamo un gruppo numeroso, per fortuna, nel senso, meno male. Com'è la realtà in questo momento? Qui abbiamo Fabio stasera della velocità della Virtus. Fausto. No, c'è un bel movimento dietro, perché grazie anche al lavoro di Francesco Niccoli, questi ragazzi stanno crescendo molto e quindi i risultati piano piano arrivano, gente giovane, poi lui che è in campo le vede meglio anche di me, tanti giovani che stanno venendo su bene, anche nel settore femminile, cioè abbiamo veramente degli ottimi atleti, delle ottime atlete. È un bel connubio, via,
stanno facendo un bel lavoro, non solo Nicoli, tutto il settore tecnico, velocità, ma anche nelle altre settori sono veramente... Ora infatti andiamo al settore dei lanci, perché nell'ultimo fine settimana al Moreno Martini si è disputata la prova dei campionati regionali, per la fase regionale dei campionati invernali di lanci. Tanti risultati buoni, però dobbiamo soprattutto sottolineare Asia Salerno, se non sbaglio, no Fausto? Sì. Che veramente sta facendo delle... ha primeggiato nella categoria lieve del lancio del disco. Sì. Ma insomma che nel giavellotto, questa ragazzina mi pare veramente, è veramente molto molto interessante. Una bella scoperta, veramente giovane, forte, in gamba proprio. Quindi speriamo che abbia preso la strada giusta. Insomma. Che prima parlavi della squadra femminile che lo scorso anno avete ricostituito. Per noi è una cosa nuova, siamo tornati un po' a noi che siamo un po' più in là con gli anni, ricordiamo la vecchia squadra femminile che ci ha dato tanti risultati. E per noi è stata una grande vittoria poter rifare la squadra femminile. Poi buone posizioni nel lancio del disco anche per Viola Pieroni, questa ragazza che invece arriva dal gruppo, dal Florido Vivaio, del gruppo sportivo Marciatori di Varga, che insomma poi converge un po' con voi, no? Sì. E quindi, vabbè, Viola Pieroni ha ottenuto anche la qualificazione per i campionati italiani tricolori di Agropoli, Di Agropoli. Sì. Poi nel settore maschile invece Livio Mastrangelo nel giavellotto con 55,94, nella categoria promesse, segnaliamo anche Sebastian Giunta e Riccardo Santa Barbara, questi ragazzi sono allenati da Chiara Cinelli e da Emilio, da Emilio Filippi sotto la supervisione di Nicola Vizzoni, poi nel lancio del disco Andrea Francone al suo debutto in categoria in terza posizione e ancora nel martello Amedeo Altini, oltre 47 metri, e Altini che è seguito da Emilio Filippi, quindi diciamo che anche nel settore dei lanci, no? C'è qualche buon risultato. Sì. Cominciamo a vedere giovani. Torno a Fabio, perché Fabio, domenica prossima c'è un bel appuntamento per te e per i tuoi compagni di squadra, no? Ad Ancona Under 23 campionati italiani indoor alla 4 per un giro, dove insomma pratica sarebbe una 4 per 200 indoor, una 4 per 200, dove puntiamo, dove? In alto, Gli obiettivi sono alti, ora non diciamo niente che poi se non porta male, cioè, si punta a far bene. Però si punta a far bene. Allora, la squadra dovrebbe essere Taviani, li cito così in ordine, Afrifra, Scantamburlo, Pierotti. Sì, esatto. E manca, se non sbaglio... Manca Lorenzo Dumini, che fortunato. Peccato, perché con loro sicuramente si poteva fare veramente qualcosa di buono. Però c'è Marco Scantamburlo che comunque sta bene, si sta allenando. Ragazzo quindi... molto valido, un ottocentista però si presta molto duttile alla velocità. Sì. Senti, cosa può fare questa 4 per un questo, giro, chiamiamola come così? Come dice lui, non diamo dei risultati per non gufarci. Però sono veramente bravi e forti. Taviani viene poi da un weekend anche lui con dei risultati giustamente incredibili. È arrivato terzo nella gara a Padova indoor sulle gare multiple e quinto assoluto. Quindi come decatleta è veramente... Lui è in prospettiva un decatleta, mi sa. Sì, questa buttata sul decatleta sta ottenendo dei grandissimi risultati perché è molto completo. Sia nelle gare di velocità, di salti, ha una stista molto forte. Sono sempre visti come una sorta di superuomini questi decatleti, ai quali secondo me, non so se sei d'accordo, Fausto, non viene data la giusta considerazione. Sì. Uno che salta 8 metri, che corre 100 sotto gli 11 secondi, che non lo so, aiutatemi voi, questi sono veramente fanno 2,15. Ora parlo del top a livello mondiale, però. Però veramente sì, sono dei... Cioè, sono veramente dei mostri. Forse nell'antichità, no? Noi che siamo antichi, forse nell'antichità il decatleta aveva questa figura un po'... Sì. Vabbè, senti, invece in prospettiva squadra, Fausto, cosa facciamo? Quali sono le prospettive 2018? Noi che eravamo abituati a fare le finali oro? Ma guarda, noi abbiamo sfiorato quest'anno, nonostante tutto, una finale a oro. Però siamo in una finale argento, che vuol dire sempre... per i meno addetti al settore, siamo essere sempre nelle prime 24 squadre assolute in Italia. Sì. Insomma, non è proprio una gara di provincia. No. Quindi sicuramente è una gara importante, il livello è molto alto e quello che a noi ci fa molto piacere è che andremo a fare questa gara da protagonisti, e lo possiamo dire tranquillamente. Non siamo una comparsa, siamo tra le migliori. Cosa bisogna fare nella finale argento per tornare poi... Bisogna vincere. Noi puntiamo a vincere.
senza un bel sempre bisogna quindi riconquistarla proprio sulla sempre, pista, sulla pedana, dalla porta pedane, principale, rientrare dalla porta poi principale. Come dicevo detto, si punta sempre al sole, male che vada prendiamo un'aquila, cioè puntiamo per arrivare primi, poi eventualmente anche un secondo. Senti, corso, Fausto, poi voglio chiudere anche con Fabio, cos'è un duecentista in questo momento, cos'è sì, un duecentista? Sì, prospettive molto buone anche sui 400. Anche sui 400. Fisicamente sì, veramente penso, poi non vorrei ora, sì, sì, però insomma è la sua gara futura, cioè presente e futura sarà probabilmente 400, però sui 200 è fortissimo. Fabio, domenica ad Ancona poi? Domenica poi vai a dare una mano alla squadra, credo sia fondamentale. Sì. Sì, certo. Questi 400 ci ha cominciato un po' a prepararli, sono una sì, distanza mitica, la chiamano il giro della morte, no? Perché... Sì, sono una gara complicata, abbiamo corso qualcuno l'anno scorso, ma cioè, c'è sempre tanto da lavorare, perché sembra, ma rispetto a un 2 cambia veramente tanto. E rispetto all'anno scorso abbiamo ancora fatto qualcosina in più, quindi si potrà fare un po' meglio, però il lavoro è sempre specifico per un 2. Tempo al tempo, esatto. Tanti 200, una finale nazionale Under 23, va bene? È quello a cui puntiamo. È quello a cui puntiamo. E magari limare ancora qualcosa a quel 21, certo, a quel 21 e 45. Non ci hai detto cosa studiavi però stasera, che studiavi quando eri di là? Studiavo biochimica. Cioè, cosa, fai l'università, medicina? Faccio l'università, studio medicina. Bocca al lupo, bocca al lupo. Complimenti a Fabio per quello che fa nell'atletica. E perché poi insomma hai preso anche una materia non semplicissima, eh? Grazie a Fabio Pierotti, grazie mille. Bocca al lupo a te, a Matteo, grazie, a tutti quanti, tanto lo sai, tutte le settimane siete qui. Sabato e domenica siamo a Ancona e incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Va bene, noi ci fermiamo qui per la pausa pubblicitaria, quando torniamo parleremo soprattutto di corsa campestre, ospiti dei nostri studi, gli amici del gruppo podistico Parco Alpi Apuani, a tra poco. Eccoci tornati, allora non può mancare l'appuntamento con A Tempo di Atletica, anche di questa 16ª puntata stagionale, non può mancare la società del presidente Graziano Poli, il gruppo podistico Parco Alpi Apuane, reduce, possiamo dire, da un fine settimana, da una domenica davvero spettacolare. E per parlare di tutto ciò abbiamo con noi questa sera Andrea Cavallini. Buonasera Andrea, grazie buonasera di essere qui, tornato a trovarci. Grazie. Così a te. Come ringrazio di essere tornato a trovarci Roberto Gianni. Buonasera Roberto. Buonasera. E ringraziamo subito la mamma, grazie alla quale stasera vediamo le immagini del Parco Serravalle di Empoli, ho detto bene? Perfetto. Parco Serravalle di Empoli, dove si è svolta la prima prova di qualificazione per il campionato italiano di corsa campestre a squadre. Sì. Dico bene Andrea? Perfetto, sì. No, mi rivolgo a lui perché come sai anche Poli lo ha anche promosso, o non si sa bene se è promosso o costretto a fare anche... Assoldato. Diciamo assoldato, così assoldato. Comprende tutto, a fare un po' da detto sta. Ho detto bene, sì, prima sì. Prova... Sì, sì, era la prima prova dei CDS FIDAL per quanto riguarda la corsa campestre e tutta la squadra ha fornito una prestazione di livello come negli ultimi 5 anni, diciamo. No, precisiamo, e qui mi rivolgo a Roberto, che considerando che contavano... ai fini della classifica contava il piazzamento dei primi 3, no? Sì. Di ciascuna squadra. Ora, volendo teorizzare, perché credo sia molto teorico, non so se accadrà mai, che a ogni piazzamento corrisponde un punto, no? Sì. Quindi, se uno facesse primo, mentre sono partite le immagini girate da Isolina Mazzoni, che ringraziamo, se noi considerassimo un primo, un secondo e un terzo, farebbe 1 più 2, 3, 3 più 3, 6. 6. Voi avete fatto 11. Undici. Quindi questo rende l'idea... Dire che è andata bene è anche quasi riduttivo, no? Sì, è andata come nella... Tanto voi siete quelli con le maglie verdi? Sì. Sì. È accidente. Sì. È... sì, anche l'impatto visivo in effetti... Sì, poi si combina bene col prato, no? Veramente un... Sì, sì. Sì, anche poi era una bella giornata di sole, quindi era l'ideale per fare questa campestre. Percorso tecnico, come si vede, perché ci sono dei tratti, dei fossati da saltare, curve strette, quindi anche abbastanza vario. Patrucco, sì, questi con il completino verde sono un po', ecco, questo sono io. Beh, la mamma ha un occhio di riguardo per il figlio, no? Sì. No, vabbè, dai, è un gruppo, ecco, un gruppo anche numeroso con alcune eccellenze, no? Allora, io leggo per quanto vi riguarda, siete arrivati quasi assieme, allora, 61esimo Roberto Gianni, 64esimo Andrea Cavallini. Allora, sì, siamo arrivati abbastanza. Ricomincio da te Andrea, ti ha fregato però tra virgolette. No, è partito davanti, ha fatto una grande gara come al suo solito e è arrivato davanti.
Però ecco, siete arrivati molto vicini, sì, mi sembra di capire. Sì, diciamo, ho spinto bene sull'ultimo giro, sono riuscito un po'. Quello che passa, Roberto, tu dovresti essere poco dietro, se Isolina... A un centinaio di metri, è come lì che sto salendo adesso. C'è questo che arriva adesso? Questo qui che sta salendo adesso. No, no, vabbè, comunque eravate lì. Sì, ma quindi sei soddisfatto, Andrea, della tua prova? Tanto, questi sono i primi, ora poi ne parliamo. Sì, sono pienamente soddisfatto. Vengo da due mesi durante l'inverno di fermo quasi assoluto, quindi... Sono più che soddisfatto. Passettino alla volta, perché poi non è che si fa tutto, no? No, anche perché è una gara impegnativa, è una gara dura, insomma... era più la paura di rifarsi male che quella di riandare. Poi qui diciamo che poi ci si fa male anche sulla pista, ma questi sono terreni abbastanza insidiosi. Sì. Allora, Roberto, al di là della soddisfazione di averlo battuto, no, ma scherzo, naturalmente... anche tu sei andato, mi sembra... Sì, è andata molto bene, infatti. Bene, no? Sì, questo qui. Quanti eravate al via, per curiosità? 160, mi sembra. Sì, all'incirca 160. Ho visto un bel gruppone. Sì. E questa è anche la massima espressione della nostra attività, quindi la qualità è molto alta. Difficile trovare qualcuno che va piano. Frizzi e Lazio a cui No, effettivamente. C'è gente veramente in gamba. Sì. Veniamo un po' ai primi, ora... Ecco, questo è l'arrivo di Poletti, che vince la gara proprio in volata con Alessio Terrasi, è stata... A meno di un metro. Raffaele Poletti dell'Atletica, no, peccato perché, ecco lo staccanovista Gilali Giamali, che chiude quarto, ora li ricordiamo tutti, Alessio Brancato quinto, poi Luca Tocco, è questo, no? Settimo. Nel mezzo. Però dobbiamo aspettare... Questo è Verona? No, questo è Ishamidar della podistica Castelfranchese. Ah, non è della... No, della... comunque successivamente Giacomo Verona 23esimo. Sì. Poi leggo, penso le hai scritte te queste cose, un ritrovato Alessandro Patrucco, 24esimo assoluto e quarto atleta under 23. Sì. Emanuele, e poi Emanuele Andruccetti, questo dopo di voi, perché c'è poi Roberto Gianni 61esimo, Andrea Cavallini 64esimo, Marco Rossi 84esimo, Emanuele Andruccetti, li vogliamo ricordare tutti, 113esimo assoluto. Classifica generale a dominio bianco-verde con 11 punti, perché qui chi ha meno punti vuol dire che ha fatto meglio, logicamente. Sì. Poi con 15 punti di distanza, quindi a 26 punti, l'Atletica Livorno, se non sbaglio, no? L'Atletica Castello. L'Atletica Castello, sì, come... E poi l'Atletica Livorno, seppur ha vinto, che quindi, con 32 punti. Sì. Quindi possiamo dire, Andrea, prova superlativa comunque di Terrasi, anche se è mancato... mancato l'acuto. Tanto ecco, ora arrivate voi. Sì, eccoci. È proprio il nostro arrivo. Qui però gli è ritornato sotto. Anche perché io avevo finito le energie, quindi... Di la verità, hai detto a un certo punto, lo vado a prendere. vedi? Ero contento di andare a prendere già quelli davanti, ero contento. No, quindi nulla, dice... E qui che fanno? Lo sprint che fanno? Sì, perché ogni posizione è importante. Essendo il campionato regionale, è giusto... cercare di dare il 100%. Ognuno fa meglio si gioca, diciamo, sicuro per la squadra soprattutto. Sì. Quindi dicevi nulla, Terrasi, alla grande direi comunque. È andato fortissimo, è stato l'unico, diciamo, che ha cercato fino in fondo di contrastare, tra virgolette, Poletti, che anche se la distanza è lunga, è sempre uno specialista sulle accelerazioni improvvise, è un fenomeno veramente, quindi... Già esserci arrivato a meno di un metro è sintomo di una condizione. Se l'hai giocata allo sprint. Adesso qui siamo passati con le immagini, Roberta, la gara degli allievi, dove dobbiamo registrare, anche se non è delle Alpi Apuane, però un ragazzo di Lucca, no, ce lo vuoi un po' raccontare? Questo Daniele Del Grande, della Virtus Lucca, che sta facendo lo sprint finale. Bravissimo. Ha staccato il suo avversario diretto e è andato a vincere il titolo. Accidenti, bravissimo, ha vinto anche bene, mi sembra. Sì. Voi avete dei ragazzi vostri qui? No. Qui non no. Eravamo tutti nella stessa... Tutti diciamo, senior. Tre senior. Sì. Ma no, ma è lui? Questo è Graziano. È precisamente lui. Speaker. No, perché c'era lo sketch di gregge, di è lui o non è lui, certo. Ma che faceva lì? Era in versione speaker. Anche lì. No, è bravo, eh. Sì, come speaker diciamo che se la cava. Sì, ormai meglio lo richiedono... Ormai meglio come speaker che come... Ma la cava sempre anche... Non è che necessariamente ora ne dovete parlare bene, perché sapete che da Marina Di Massa ci segue. Ormai meglio come speaker, decisamente. Se la cava anche come...
Roberto, prego. Sì, no, no, sì. Riesce tutto, il presidente, lo speaker, vabbè. L'atleta. No, però Daniele Del Grande è veramente molto bravo, fortissimo. Dobbiamo fare i complimenti sì, a questo ragazzino. Sì, sì, anche perché sta progredendo con costanza, che è una cosa molto importante a quell'età lì. Che abbiamo avuto ospite a una volta qui a Roma, mi sembra almeno una volta a Tempo di Atletica, magari presto, non so, Matteo Martinelli ce lo rimanderà e che appunto insomma ha dimostrato di davvero di saperci fare. Caro Andrea, seconda prova adesso a Buccine di Arezzo, se non sbaglio. Sì, a Buccine di Arezzo. Percorso completamente diverso rispetto a quello di domenica. È un tavolo da biliardo. Quando? È il 25 di febbraio. Quindi fra circa un mese, via. Tra un mesetto, sì. È un percorso non tecnico, quindi è un percorso completamente pianeggiante con un'unica salita all'incirca nel mezzo e lì veramente si può andare veramente forte. È un, diciamo, un percorso più veloce rispetto a questo. È un percorso molto più veloce, sì. Beh, per voi però diciamo le cose sono già almeno come qualificazione per i campionati italiani di Gubbio. Non diciamolo troppo forte. No. No, bisogna fare anche questa seconda sì, ed ultima prova. Come prova va fatta necessariamente. Però vale il punteggio che avete fatto? Certo, sì, sì, viene fatta la sommatoria dei... E quante squadre si qualificano? Le qualificate sono le prime 5. Okay, ora noi siamo già qualificati per essere arrivate nelle prime 20 del campionato nazionale già, vero, dello giusto. Scorso anno. Quindi la qualificazione nostra è già matematica insieme a un'altra squadra. Adesso non so se era. Ah, poi voglio dire, no, con 11 punti, ma io dico anche nella seconda prova, ma c'è una squadra in grado di fare. Ecco, diciamo meglio, che al 99%. Al 99% diciamo che è difficile, già. È veramente difficile. Le prospettive invece ti chiedo Andrea per Gubbio? Gubbio penso si va a marzo, no? Gubbio si dovrebbe andare a marzo, non mi ricordo precisamente insomma, la data. Ormai Gubbio da qualche anno che sì, lì anche si può cercare di fare bene, no? Beh, perché credo che avrete anche qualche rinforzo nel frattempo, sbaglio? Sì, c'è da capire un attimo l'atleta straniero che verrà quale schierato. Sarà? Sì. O... Che ne potete schierare uno? Credo di sì. Uno. Sì. O Tiongic o lì contano i 5 o sempre più. Sono 5 il numero massimo di partenti e sempre i primi 3 i piazzamenti sì. Utili alla classifica. L'anno scorso hanno fatto un'impresa, hanno fatto perché hanno concluso nella quarta con la quarta piazza italiana. Ci dai, però il podio è lì, E davanti c'erano delle belle corazzate, c'era la prima società civile che Casone c'è stata, è stata la Casone. Casone che ci è arrivata davanti pure sul CDS su strada. Quindi c'è da sciogliere, diciamo, lo farà il presidente Poli, penso. Sì. C'è da sciogliere questo nodo legato allo straniero, sì. No? Io mi ricordo nel calcio quando c'era pensato uno straniero solo. Ormai abbiamo squadre che facciamo fatica sì. A trovare un italiano. Allora, sappiamo da Roberto, siamo in chiusura, le prospettive di questa stagione che per te nella corsa campersa è sempre un momento... Sì, è il momento più importante personalmente. Cosa ti aspetta? Con questa gara diciamo si apre un po' la stagione delle gare importanti che fino a marzo con i campionati già Toscani Master di Marina di Massa di domenica prossima poi culmineranno con il 3 di marzo. Lì insomma ti giochi qualche fish? Ma vediamo, a Massa, cerco di fare, Marina di Massa. Cercherò di fare fuori gioca in casa, anche se lui è garfagninissimo ormai però è di Marina di Massa. Dovete far bene, mi raccomando. Sì. Squadrone anche domenica allora. Sì. Per gli atleti sopra i 35 anni di età, chiaramente. Quindi... vabbè, master, è chiaro che non parliamo di gente di 20 anni, no? Sì. Però quindi non rischi di essere sorpassato. Ci sei? No, io non ci sono ancora. Fortunatamente. La serie ha detto, tu sei vecchio, sono giovane, presto vengo. E quindi lo devi andare a prendere, dai. Sei anche più giovane, se arrivi dietro. Ci sono di questo passo. Va bene, dai, ringraziamo Roberto Gianni e Andrea Cavallini di essere stati con noi. Zorina Mazzoni. Zorina, ci sarà Marina di Massa? Sicuramente. E allora, martedì prossimo avremo anche delle immagini. Va bene. Si chiude qui questo appuntamento con A Tempo di Atletica, ringraziamo anche Matteo Bedini, naturalmente torniamo sempre tutti i martedì puntuali alle ore 21. Grazie e buonasera.